La vittoria di domenica scorsa con lo Scandicci ha fatto idealmente incominciare il campionato della Sanremese. I matuziani espugnano anche il campo del Montecatini grazie all'uomo in più di questo avvio di stagione, ovvero Pippo Scalzi, che già al 17esimo controlla dalla destra, si accentra e col sinistro realizza un gol meraviglioso che vale l'1-0. La risposta dei termali non tarda ad arrivare. Radaeli si supera la mezz'ora per tenere il risultato invariato. La gara potrebbe chiudersi già nel primo tempo, ma è clamoroso l'errore di Luigi Castaldo che spara alto un tap-in dopo la respinta di Cappellini su girata di Lobosco. La sagra delle occasioni sciupate prosegue nel secondo tempo perché dopo pochi minuti viene accordato questo calcio di rigore che Fabio Lauria spreca calciando alto e a lato. Poco male per il numero 10 perché poco dopo il quarto d'ora non è perfetta la parata di Cappellini sul colpo di testa di Cacciatore. Allora è facile facile il tocco di Lauria che mette la partita in ghiaccio. Ghiaccio che forse leggermente un po' si scioglie all'88esimo quando Esposito trova l'angolino giusto per dimezzare lo svantaggio, ma è troppo tardi e la Sanremese trova la seconda vittoria consecutiva in campionato, sale a quota 7 e punta alle zone alte della classifica. Grazie.